Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro di me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Ecco, siamo a un punto cruciale del Vangelo di Matteo e di fatto lo stiamo seguendo ormai da lungo tempo e ci stiamo rendendo conto che da parte del Signore Gesù c'è questa volontà, desiderio di puntare decisamente a Gerusalemme, anche se sa che sarà una cosa terrificante. Non compreso, giudicato e soppesato dalle autorità, gli anziani, membri del Senato potremmo dire, i capi dei sacerdoti, gli scribi, quelli che componevano in fondo il Sinedrio, l'autorità religiosa e morale più importante in Israele al tempo di Gesù. Saranno quelli i primi a respingere, lo dice il Signore Gesù, le sue pretese. Ma intanto occorre che anche i suoi discepoli cambino radicalmente mentalità, quella mentalità che Pietro, pensando di far bene perché è stato esaltato domenica scorsa: «Beato tu, Pietro, perché non la carne e neppure il sangue ti hanno rivelato quello che hai appena detto, cioè che io sono il Cristo, il Figlio del Dio vivente, ma è il Padre mio che te lo ha rivelato attraverso lo Spirito Santo. Ecco, io dirò e ti dico: tu sei Pietro e su questa roccia, su questa affermazione di fede che tu hai fatto, costituirò la mia chiesa». Pietro che diventa roccia, fondamento assieme a Gesù Cristo, certamente, con la fede che ha appena professato, della chiesa che verrà da lì in poi in tutti i tempi, accompagnata e guidata dallo Spirito Santo. Ma Pietro si smentisce subito dopo. Ecco, il Figlio dell'uomo sta andando e deve andare a Gerusalemme, dove si compirà la sua missione, ciò per cui è stato mandato. Pietro, che è appena stato lodato, considerato beato da Gesù stesso per la sua affermazione, la sua professione di fede, viene immediatamente respinto. Da roccia, fondamento della fede, diventa pietra d'inciampo, perché tu non ragioni secondo Dio ma secondo gli uomini. Vai dietro a me, Satana. Satana è un termine così ordinario, comune, che indica tutto ciò che si oppone
tutto ciò che ostacola l'avverarsi o il verificarsi di un qualcosa, quindi ostacolatore sarebbe quello che impedisce che si compia la volontà di Dio. E allora il Signore Gesù qui prende, ecco perché dicevo che è importante, siamo intorno dopo la metà del Vangelo, a un punto decisivo del Vangelo di Matteo, anche il Signore Gesù esige dai suoi un atteggiamento che sia, primo, rinuncia a pensare con la propria testa addirittura al posto di Gesù Cristo. E quanti ancora oggi pensano con la propria testa al posto di Gesù Cristo? Vai dietro a me, Satana, stai lì, quello è il tuo posto. Tu sei discepolo, quindi la strada la conduco, la decido io. Vienimi dietro e impara. Non pretendere di insegnare addirittura al Cristo, il figlio benedetto del Padre. Mettiti dietro e impara. Ecco allora che il Signore Gesù dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, notate bene, se nel rispetto della libertà di tutti, se qualcuno vuol venire dietro a me, non tutti voi che siete costretti a venirmi dietro, no. Se qualcuno vuol venire dietro a me, cosa deve fare? Ecco, cerchiamo di capire le cose che deve fare. Rinuncia a se stesso. E cosa vuol dire rinuncia a se stesso? Vuol dire quello che è capitato a Pietro. Piantala lì di ragionare con la tua testa. Piantala lì di voler insegnare addirittura a Dio. Mettiti dietro, umilmente. Segui, impara, osserva, prega. Chiedi illuminazione, questo è l'atteggiamento di sequela del Signore Gesù Cristo. Non saltargli avanti e dire quello che pensiamo noi e quello che secondo noi è meglio fare. No, siamo lì ad imparare al seguito del Signore Gesù. Prendi la tua croce. E qui, ragazzi, si è ricamato sopra troppo e tanto in maniera sbagliata spesse volte. Non è ancora la croce della sofferenza. Prendi il disagio, la difficoltà di non seguire la tua testa, ma di seguire la testa di qualcun altro. Ecco la tua croce, il tuo disagio, la tua difficoltà. Umilmente mettiti dietro, cammina, vieni a dietro, e se stai attento e se partecipi e se sei intelligente e anche volenteroso, probabilmente qualcosa riuscirai a comprendere, ma non con la tua testa. Con la testa del Signore Gesù Cristo, che sa meglio di noi qual è la strada, anche se non ci è molto familiare. Andare controcorrente, andare a Gerusalemme sapendo quello che succederà, ma non avendo paura assolutamente, perché questa è la volontà di Dio Padre, e si compie anche attraverso l'incomprensione, il giudizio, la condanna, la morte, ma anche la risurrezione, anche la risurrezione. Allora chi vuole, se qualcuno vuol venire dietro a me, tiri su la sua croce, il suo disagio, la sua difficoltà di non avere sicurezze, quelle nate dalla propria testa, dalla propria esperienza, dalla propria sapienza, dalla propria competenza. Venga dietro a me, prenda la sua croce e mi segua. Venga dietro a me. Io lo porto dove? Lo porto là dove c'è da compiere notevoli sforzi anche mentali per capire non solo che non si è mai sentito che un Dio si è fatto uomo, ma questo Dio viene addirittura giudicato, condannato ingiustamente e ucciso. Fratelli, sorelle cristiani, noi siamo in queste condizioni, E quindi, arrivati a questo punto nella sequela del Vangelo di Matteo, siamo chiamati davvero a compiere quel salto di fede che ci consegna nelle mani del Signore come Suoi discepoli, non come Suoi maestri. Allora riusciamo anche a comprendere l'esperienza dell'Antico Testamento di Geremia. Signore,
mi hai sedotto, mi hai fatto violenza, mi hai mandato a fare un mestiere, un ufficio, una professione che davvero mi sta recando un sacco di difficoltà, di disagi. Nessuno mi ascolta, tutti mi prendono in giro, mi deridono, non ne posso più, piantiamola lì. Mentre però penso e dico così, sento dentro di me come un fuoco che mi brucia, che mi spinge e che mi impedisce di portare a compimento il mio desiderio di liberazione da questa situazione umana. È lo spirito del Signore, è il fuoco del Signore che mi spinge a continuare la mia missione. Siamo arrivati a questo livello noi forse? Mi pare non ancora tanto, eh? Allora anche la seconda lettura che Paolo scrive ai Romani dice chiaramente: Signore Gesù, che sei l'espressione della volontà di salvezza del Padre, sia per i cristiani, sia addirittura per gli ebrei. Signore Gesù, rendici consapevoli che siamo in cammino e siamo un cammino di apprendimento, di crescita, di maturazione interiore. Rendici capace non di venire qui a farti qualche elemosina di tanto in tanto perché veniamo a messa ancora la domenica, ma di offrirti il meglio, il tutto di noi stessi, come sacrificio spirituale a te gradito, che diventa anche testimonianza per coloro con i quali viviamo e che non credono più, non frequentano più, non si interessano più. Ecco, noi abbiamo bisogno allora di rimotivarci intimamente, interiormente, cercando di capire cosa vuol dire prendere la propria croce, seguire il Signore Gesù e lasciarsi guidare dal suo esempio, dal dono che ci ha donato lo Spirito Santo, che ha l'incombenza appunto di ricordarci tutto ciò che Gesù Cristo ha detto e fatto quando è venuto in mezzo a noi. Siamo arrivati a questo punto, fratelli e sorelle. Pensiamoci, abbiamo la settimana di fronte a noi e maturiamo qualche decisione.